Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale e oggi siamo su PlayStation 4 Pro con un gameplay di Elder Scrolls 5 Skyrim. Ecco, come potete vedere, questo è il mio personaggio, un umano licantropo, e siamo attualmente a Sartal per la missione della Gilda dei Maghi, perciò procediamo. Fulminato. Naturalmente questo è un gioco che ho già finito per PS4 Pro e vi volevo mostrare un gameplay perché molti amici, tra cui Stefano e Damiano, mi hanno chiesto del gameplay per mostrare questo gioco, dato che sono un grande appassionato di questo gioco. Infatti, come saprete, questo gioco dovrebbe uscire un nuovo capitolo a breve. Prossimo anno la Bethesda la Bethesda dovrebbe far uscire il prossimo anno un nuovo capitolo di questo gioco. Sempre non ricordo minimamente i tasti per continuare, perché è parecchio che non gioco a questo gioco, perciò non ricordo molto bene i tasti. Ma cercherò di mostrarvi al meglio il gioco. Vedete, non è affatto semplice, anche perché non ricordo minimamente i tasti
per prendere le armi. Non mi ricordo la mia che minimo. Purtroppo non ricordo i tasti. Ecco, allora vediamo un po'. Prendiamo un'arma che è meglio. C'era l'enigma delle colonne, vediamo se riesco a ricordarmi la giusta sequenza. Dovrebbe essere aquila, serpente, qui non ci vediamo un draugr, qui c'è il pesce, qui c'è, no, aspetta, l'aquila, vediamo, ora si dovrebbe aprire la porta. Niente, madonna, ho sbagliato qualcosa, dunque fammi vedere se ho fatto bene, qui è giusto, ah ecco, c'erano altre due colonne che non ricordavo, aquila, qui c'è il pesce, ecco, adesso si dovrebbe aprire la porta, se non vado errato, perfetto. La strada, ma proverò ad andare avanti lo stesso. Niente, abbiamo sbagliato via. Sì? Fatti sotto. Abbiamo qualche pozione. Deve prendere la vita, perfetto. C'è nel baule un po' di oro. Una trappola magica. Maledetti. Questa è la missione della Gilda dei Maghi, come ho detto, è una missione abbastanza difficoltosa perché non mi ricordo assolutamente le trappole, ne... ecco, ci sono altre colonne, altri enigmi, dunque, vediamo, dovrebbe essere serpente, pesce, no, niente, mi cambia le colonne, allora, vediamo un po', allora, niente da fare, pesce, aquila, vediamo un po' di qua, niente, da uscire queste colonne. Quest'altri accidenti, vediamo se riesco, perfetto, dovrei, controlliamo le altre, vediamo se riesco ad aprire la porta, sì, sono ancora in gamba, però, proseguiamo ragazzi, inoltriamoci nel dungeon. Forza mio caro, forza, sapevo che avrei dovuto raggiungere. Eccoci qua, siamo arrivati al misterioso oggetto. Mai avrei immaginato di trovare una cosa simile. Perché mai si deve trovare nelle profondità di Sant'Anna?
Di questo. Non sono l'unico a vederlo, vero? È decisamente singolare. Cosa potrebbe essere questo posto? Cos'è questo oggetto? Non ne ho idea. È qualcosa di veramente incredibile. Bisogna informare subito un arcimago. Deve vederlo con i suoi occhi. Non ho il coraggio di lasciarlo incustodito. Puoi tornare all'Accademia e informare Savo Sarem di questa scoperta? Ti prego, va presto. Dovrebbe essere un cunicolo che porta alla porta di dove. Oh, una nuova parola per l'urlo dei draghi. Adora la parola del potere apprese ghiaccio forma ghiacciata. Questo gioco, ragazzi, è epocale, ve lo consiglio assolutamente di giocarci. È un gioco che ha fatto la storia. Ok, ci dovrebbe essere una maniglia per qui, per aprire. Per aprire la porta, se mi ricordo dov'è, eccola qui. Eccola qui. Essere tornati infatti all'ingresso degli scavi dei maghi e dobbiamo tornare all'Accademia, come ci ha detto il nostro amico, per informare l'arcimago della nostra scoperta. Il mio personaggio attualmente è a livello 18, come potete vedere. Anche se non sembra, perché come potete vedere, anche se ho le vesti da vampiro nobile, il mio personaggio attualmente è un licantropo e attualmente sto facendo le missioni per la Gilda dei Maghi. Rapido. E adesso andiamo all'Accademia dei Maghi, dove attualmente sono uno studente, per informare l'arcimago della nostra scoperta.